Instant Gaming, in collaborazione con noi di Pokémon Next, vi offre un gioco a vostra scelta in giveaway. Tutto quello che dovete fare è specificare il gioco che vorreste vincere e aumentare le vostre possibilità di vittoria seguendo Instant Gaming sui vari social e anche Pokémon Next, ovviamente. Buona fortuna! Abbiamo appena finito di vedere l'ultimissima puntata, la 22esima di Pokémon Journeys, che per chi non lo sapesse, questo sarà il titolo ufficiale di del nuovo anime Pokémon in occidente. E beh, possiamo dire che effettivamente è andata come tutti ci aspettavamo. Alla fine Go non ha rivelato realmente il suo reboot. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Perché Go voleva appunto liberare il suo primo Pokémon? Essenzialmente i due ragazzi sono andati nella regione di Hoenn per assistere alla migrazione dei Beautifly, alla quale appunto hanno assistito nel vero senso della parola, e effettivamente Go non è riuscito nemmeno a catturare un altro Whirlpool come voleva fare. Ci ha provato, ha fallito perché Rabut non ha voluto dargli il suo aiuto. Per una volta, mentre la seconda un Rumpole era fuori dalla sua finestra e non ha fatto in tempo, quindi si può dire che questo viaggetto verso Hoenn non è stato troppo bello per Go. Sia perché appunto non ha catturato il Pokémon che voleva catturare, in modo da avere un Beautifly anche lui nella sua collezione, e sia perché ha quasi liberato Rabut, voglio dire, ha quasi liberato il suo fidato Pokémon compagno. Innanzitutto tutti ci aspettavamo che questo sarebbe stato un episodio alla Addio Pikachu. Ovviamente vi ricorderete che nella primissima serie Pokémon Ash ha fatto la stessa cosa. Voleva liberare Pikachu perché sarebbe stato sicuramente più felice insieme ai suoi simili, ma alla fine Pikachu non ha voluto sentire ragioni e ha continuato a seguire Ash nelle sue avventure. Qua invece cosa è successo? Praticamente, per farvela molto semplice, per farvi un discorso molto semplice, Go ha visto dei Pokémon che si erano un attimino affezionati a Rabut. O meglio, Rabut si era affezionato a questi Pokémon perché gli ricordavano i suoi amici Nikit, che se vi ricordate bene nell'episodio 4 abbiamo visto che appunto aiutava a mangiare, gli riforniva di cibo, e la stessa cosa ha fatto anche con i due Zigzagoon e l'ombra di questa puntata. Essenzialmente questi Pokémon non avevano cibo perché perdevano ogni battaglia di danza, perché effettivamente ci è stata presentata come Dance Battle, quindi contro dei Loudred, e quindi diciamo che appunto non potevano mangiare per questo motivo. Tuttavia Rabut, che è buono di cuore, si è ricordato un attimo dei Nikit, ha detto facciamo la stessa cosa, ha preso delle mele e ha sfamato i suoi nuovi amici. Vedendo però come ballava in loro compagnia, Go ha deciso appunto di lasciare lì Rabut. Non l'ha svegliato al mattino e l'ha lasciato dormire insieme a tutti i suoi nuovi amici. Tuttavia sul treno Ash gli ha detto: Go, ma sei sicuro di quello che stai facendo? Guarda che dopo l'hai perso per sempre Rabut, non è che poi lo vieni a riprendere, eccetera. E Go effettivamente in quel momento si è pentito della sua azione. Ha corso per tutto il treno arrivando fino all'ultima carrozza nella quale è apparso Rabut. Rabut era già sul treno mentre Go era già in lacrime che si apprestava a dire definitivamente addio al suo Pokémon compagno. Era prevedibile, lo ripeto, però è stato molto molto carino da vedere. Nella prossima puntata, che vi ricordo non sappiamo quando andrà in onda perché la serie è attualmente in pausa per via dell'emergenza Covid-19, ahimè, vedremo i Pokémon del parco Sakuragi andare di matto. Letteralmente ci sarà Golurk che sparerà raggi laser dal suo corpo perché non ha avuto il suo cibo. E nonostante non venga mostrato nella preview, continuo a pensare che il responsabile di questa sparizione di appunto cibo sia il Morpico che abbiamo visto nel trailer di qualche tempo fa, di qualche settimana fa, di il vero. Nel prossimo episodio, tra l'altro, vediamo che si evolveranno anche i Cascoon di Go in dei Dustox. Quindi vediamo appunto questa, diciamo, contrapposizione ai Beautifly di questa puntata, si può dire? Penso di sì. E quindi vedremo un pochettino come andrà a finire. Onestamente però non si sa quando vedremo come andrà a finire, perché ripeto, la serie è in pausa.
Detto questo, ragazzi miei, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate della puntata odierna. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete il video con i vostri amici. Da Diego per oggi è davvero tutto. Ciao allenatori!